Vediamo ora come inserire un nuovo veicolo. Per fare questo andiamo in gestione flotta, veicoli, elenco veicoli. In questa schermata vedrete tutti i veicoli che sono inseriti attualmente nel sistema. I veicoli come questo, indicati in colore rosa, sono veicoli che attualmente si trovano fuori, quindi sono impegnati o con un noleggio o piuttosto con un movimento interno, uno spostamento. Per inserire un nuovo veicolo, premiamo sul pulsante Nuovo veicolo. A questo punto andiamo a inserire le informazioni. Prima di procedere, vi informo che questa schermata potrebbe essere un po' diversa a seconda delle configurazioni con le quali state eseguendo il MyRent. In particolare, nel menu Impostazioni, Strumenti, Preferenze, esiste un tab veicoli nei quali possiamo decidere se e quali tab visualizzare nella nostra scheda del veicolo. Ad esempio, abilitando tutti quei tab, se creerò un nuovo veicolo, in questo caso ci verranno visualizzate molte più informazioni. Ad esempio, potremmo avere un tab dedicato alle informazioni finanziarie con il canone mensile che noi paghiamo, il costo di riscatto e così via. In questo momento lo rilascio il software con le impostazioni standard. Chiaramente tutti questi tab possono essere abilitati in qualunque momento e facciamo adesso un inserimento rapido di un mezzo. Quindi selezionerò a quale azienda appartiene il veicolo, sempre al nostro concessionario. Quindi inserisco il produttore Mercedes-Benz classe A versione 200, cilindrata metto 2000, vado a inserire quindi la data di immatricolazione. Ad esempio l'abbiamo immatricolato il 1° ottobre 2018, metto la targa. FG123FG, il colore, quanti posti, il chilometraggio. Ad esempio mettiamo che il nostro veicolo ha 10.000 km, quindi specifico che tipo di carburante, mettiamo diesel, quanti litri. Questa informazione è importante poi perché servirà al software per calcolare il carburante mancante, e la configuro adesso con il pieno. Poi chiaramente quando andrò a noleggiare la prima volta verificherò la situazione. Metto che la macchina è pulita e l'abbino quindi a un gruppo. L'abbino ad esempio alla classe A. Quindi specifico in quale sede si trova il mezzo e il proprietario. A questo punto clicco su Crea. E come potete vedere il veicolo è stato creato FG123FG, l'abbiamo inserito nella sede di Milano. Se vado nel nostro calendario, vedete appunto che abbiamo il nostro nuovo veicolo inserito FG123FG. Eccolo qua. Vi consiglio di abilitare il tab con le informazioni finanziarie. In questo modo avrete la possibilità di impostare una data di inflottamento e defluttamento. Lo facciamo adesso insieme. Impostiamo l'opzione corretta. Abilitiamo entrambi i tab. Andiamo adesso sul veicolo. Ricerchiamo il veicolo che abbiamo appena inserito. Nel tab finanziario possiamo mettere eventuali i canoni che paghiamo, i chilometraggi inclusi e l'eccedenza che ad esempio la società di noleggio a lungo termine ci fa pagare nel caso di sforamento. Su altre informazioni finanziarie poi potete vedere che abbiamo tre informazioni molto importanti. Quindi l'inizio del contratto di fornitura, in questo caso parte dal 27 dicembre, la fine del contratto stimato, automaticamente il software ci mette dopo 6 mesi. Ma chiaramente questo è un valore che possiamo andare a modificare. E qui ad esempio possiamo mettere che il veicolo, la prevista fine del contratto sarà il 27 ottobre, così anche la data prevista di defluttamento. Questi dati sono molto importanti,
a seconda di queste date, il software calcolerà automaticamente la data di deflottamento del veicolo e ce lo renderà disponibile nel calendario, in questo caso fino al 27 ottobre, poi diventerà grigio. Come vedete, questo veicolo verrà deflottato il 26 ottobre, il 27 ottobre del 2019. Quindi ricordatevi nelle impostazioni del merente, il mio consiglio è andate e abilitate queste due opzioni, mostra informazioni finanziarie del veicolo e gli altri dettagli finanziari del veicolo.